pregando, pensando a San Giuseppe Lavoratore in questa Santa Messa. Ecco, dobbiamo pregare affinché il lavoro che realizza anche, è una parte che realizza la vita di ogni persona. Senza il lavoro non ci realizziamo. Immagina stare sempre fermi. Dice, ah, bello sempre al riposo, ah, bella vita. È una vita che non realizza niente. Allora c'è il momento per lavorare, lo dice la Bibbia, c'è il tempo per lavorare, il tempo per riposare, ma bisogna anche lavorare. Allora chiediamo al Signore la grazia del lavoro, il dono del lavoro per i giovani che c'è bisogno. Siamo in questa grande crisi e la crisi vera non è tanto i soldi, è che manca l'attività, manca il lavoro. Senza il lavoro non si fa neanche i soldi. Perciò, ecco, dobbiamo chiedere al Signore che ci dia con la grazia, che dia la luce a chi ci governa, in modo particolare, chi ci governa, affinché pensino di più a farsi tanto al lavoro, ma a far sì che ogni persona possa realizzarsi, come si è realizzato San Giuseppe, come si è realizzato Gesù, come si è realizzato Maria Santissima e tutti i santi. Non c'è un santo che non abbia lavorato. Diceva San Francesco ai frati, e guai al frate Mosca. San Francesco amava tutti gli animali. Però quando fece questo discorso, guai al frate Mosca, mi sono accorto che San Francesco non amava le mosche. Sapete perché? È uno degli insetti che mangia sulle spalle degli altri. Ditemi voi, una mosca cosa fa? E tante volte mi chiedo, ma è mosca? Perché l'ha chiesto? Da chi l'ha creato il padre eterno? No, fanno da cibo per i passeri, fanno da cibo. Perciò, però è un insetto che non produce. Allora.